ci sono tre studenti, Peter, Everett e Lea. Uno di loro non è una persona reale. Riesci a capire chi? È Everett, non all'ombra. Guarda queste tre amiche. Ariel Vandenberg, Danica Hall e Simone. La prima ragazza ne ha uno lungo, la seconda ne ha uno corto e la terza non usa il suo. Di cosa sto parlando? Dei loro cognomi. Juniper ama dormire, dorme 10 ore al giorno. Tuttavia c'è un mese in cui dorme in totale un po' meno rispetto agli altri mesi. Che mese è e perché dorme di meno? È febbraio, che ha solo 28-29 giorni, quindi anche meno notti. Andy e Carter sono andati in campeggio nei boschi nel fine settimana. Una settimana dopo Andy è andato alla polizia. Disse che Carter lo aveva condotto nel profondo della foresta e mentre dormiva lo aveva lasciato lì. Andy ha dovuto vagare da solo per una settimana finché non ha trovato una strada che lo riportasse alla civiltà. E poi è andato alla polizia per denunciare l'accaduto. Carter ha negato di averlo fatto, sostenendo che sono tornati a casa insieme. Chi sta mentendo? Andy è troppo ben rasato per essere appena uscito dal bosco. Scommetto che se l'ha inventato di sana pianta. Esme stava camminando nella foresta. Quando fece buio, cercò di tornare a casa, ma si perse. Vagò per la foresta, finché non trovò la casa di una strega. Entrò, salutò la strega e suo nipote, che stava ancora con la nonna, e accarezzò il gatto. La strega aveva un enigma da far risolvere ad Esme, se voleva uscire. Scrisse un numero, che aveva due caratteristiche speciali. Quali? Innanzitutto questo numero contiene tutte le cifre esistenti, in secondo luogo sono in ordine alfabetico. La signora Cooper stava andando in banca quando svenne. Cece stava passando di là quando vide la donna a terra. Chiamò ambulanza e polizia. Presto la donna tornò in sé, ma scoprì che qualcuno le aveva rubato tutti i soldi. C'erano tre sospetti, Cece e altri due pedoni. Theo e Mason, chi è il ladro? Guarda, ci sono due file di impronte che portano al luogo in cui giace la signora Cooper. Una appartiene a lei e l'altra è stata lasciata da Cece. Ci sono anche due rette parallele che devono essere le impronte lasciate da una sedia a rotelle. Quindi il ladro deve essere l'uomo sulla sedia a rotelle, Mason. La signora Ford ha riferito alla polizia che il suo vicino, Anthony, aveva rubato la sua statuetta d'oro. Disse: «Ero al piano di sopra, passavo l'aspirapolvere. Quando ho sentito qualcuno entrare in casa, mi sono avvicinata alla finestra e ho visto il mio vicino uscire di casa mezzo minuto dopo. Una volta scesa, ho visto che la mia statuetta d'oro era stata rubata». Oh no! Anthony negò tutto. A chi dovrebbe credere il detective? Dovrebbe credere ad Anthony. Gli aspirapolvere sono rumorosi, quindi la signora Ford non avrebbe potuto sentire niente. Cheryl aveva organizzato una festa di compleanno. Notò che suo fratello stava nella sua stanza con una ragazza, ma non sapeva chi fosse. Si è quindi incuriosita e, quando se ne sono andati, si è intrufolata nella sua stanza per cercare indizi. C'erano tre ragazze alla festa: Jasmine, Willow e Silvia. Cheryl capì immediatamente con chi usciva suo fratello. Riesci a capirlo? Silvia! Guarda, c'è una maglia nella stanza. Silvia la indossava alla festa. Ora ti mostrerò alcune immagini e dovrai capire cosa c'è che non va in esse. Cominciamo. Ecco la prima. Le cerniere della porta e la maniglia sono sullo stesso lato. Le porte non sono fatte così. Un'altra. Qui cosa non torna? La donna non ha una collana, ma è riflessa nello specchio. E questa?
9 e 11 dovrebbero essere invertiti. Questa dovrebbe essere facile, ma tieni gli occhi ben aperti. Esatto, non c'è il rosso nel semaforo. Paris ha fatto una spedizione nel deserto per un mese. Non aveva una connessione internet forte, quindi non poteva parlare spesso con il suo ragazzo. Eppure un giorno è riuscita a videochiamarlo. Ma quella telefonata non è finita bene, si sono lasciati. Come mai? Guarda lo sfondo. È notte dal ragazzo di Paris e sta cenando con una ragazza. C'è un secondo piatto e un bicchiere con un rossetto stampato sopra. Storm stava passeggiando con il suo amico nel parco. All'improvviso iniziò a piovere e dovettero tornare a casa. Storm corse indietro più veloce che poteva perché non aveva né impermeabile né ombrello né nemmeno un cappuccio. Tuttavia, tornato a casa dopo aver corso sotto la pioggia per 10 minuti, non aveva nemmeno un capello bagnato. Com'è possibile? Storm è calvo. In una realtà alternativa, la signora Sivad stava cercando di persuadere sua figlia Anne ad andare a una festa. Anne invece voleva fare i compiti. La signora Sivad ha comprato ad Anne un vestito fantastico, ma la ragazza ha comunque rifiutato. Ha continuato fin quando sua madre ha promesso che se fosse andata a quella festa, l'avrebbe lasciata fare i compiti 16 ore al giorno, tutti i giorni, l'intero mese. Più tardi, la signora Sivad se ne andò a una festa. Quando tornò, si rese conto che Amme non era uscita. Come? C'è ancora il cartellino sul vestito, quindi Amme non l'ha indossato. Violet aveva una sorella geniale ma folle, che costruiva sempre trappole nel seminterrato. Un giorno Violet scese a prendere il bucato. Non appena entrò, la porta si chiuse a chiave e non si apriva più. C'erano 3 pulsanti. Violet sapeva che uno avrebbe aperto la porta, ma gli altri 2 l'avrebbero fulminata. Per fortuna sua sorella ha avuto pietà. C'era un suggerimento. Quale dei pulsanti permetterà a Violet di uscire dal seminterrato? Se metti le lettere in ordine, leggerai tasto viola. Era quello giusto. La signora West è andata alla stazione di polizia chiedendo di controllare suo marito. Ha detto che era nel suo ufficio quando lo ha chiamato e lo ha sentito cadere a terra all'improvviso e circa 10 secondi dopo ha riattaccato senza dire nulla. Lo ha chiamato di nuovo, poi è andata nel suo ufficio, ma lui non ha aperto. Il detective è arrivato in ufficio e ha trovato il signor West privo di sensi. Era sicuro che l'uomo non fosse solo nella stanza quando tutto è successo. Come mai? Qualcuno ha attaccato al telefono. Se fosse svenuto, il telefono sarebbe caduto a terra. Lavori in un deposito bagagli in aeroporto. 3 persone vengono e ti danno i loro bagagli allo stesso tempo. Ora non ricordi a chi appartiene ogni borsa. Dai un'occhiata dentro e prova a capirlo. C'è solo una ragazza, quindi la borsa con il vestito appartiene a lei. Il cieco non ha bisogno di questo specchio, il che significa che questa borsa deve appartenere al calvo. E l'uomo calvo non ha bisogno del pettine, quindi la terza borsa deve appartenere al cieco. Lilibet ha sempre voluto un gatto, ma sua madre non glielo ha mai permesso. Una volta la ragazza ha trovato un gattino per strada e l'ha portato a casa. Sapeva che sua madre gliel'avrebbe fatto portare al gattile, quindi ha deciso di nasconderlo. Una volta la mamma di Lilibet entrò nella stanza della ragazza e si rese conto che c'era un gatto lì. Come ha fatto a scoprirlo? Guarda i muri e il divano, sono graffiati! La signora Jones faceva il turno di notte. Sua figlia, Emmeline, voleva che un'amica restasse con lei, ma la signora Jones non le ha dato il permesso perché l'indomani c'era scuola. Quando la donna tornò, si rese conto che Emmeline aveva invitato la sua amica. Come ha fatto? C'è un paio di orecchini in bagno. La signora Jones ed Emmeline non hanno i buchi alle orecchie, quindi devono appartenere a qualcun altro.
Daphne sospettava che il suo ragazzo, Dashiell, le avesse hackerato il telefono e stesse leggendo tutti i suoi messaggi. Un giorno Daphne e la sua amica Sofia decisero di andare al parco. Daphne invitò anche il suo ragazzo per fargli conoscere la sua amica. Quando Dashiell arrivò, Daphne lo lasciò. Come mai? Non gli aveva detto l'orario, ma Dashiell arrivò comunque all'ora esatta, il che vuol dire che le aveva controllati i messaggi. Tony e Scarlett sono migliori amiche, volevano trascorrere l'estate insieme. Sfortunatamente la nonna di Scarlett si ammalò e la ragazza dovette andare in un'altra città per tutta l'estate per stare con lei. A Tony mancava la sua amica, ecco perché di tanto in tanto passava davanti casa sua. In un paio di settimane, Tony si rese conto che Scarlett le aveva mentito. Tutto quel tempo era stata a casa. Come ha fatto Tony a capirlo? Guarda la casa. Un giorno la finestra è aperta e il giorno dopo è chiusa. Qualcuno sta sicuramente vivendo lì. Il signor York era un ricco gentiluomo che viveva in una villa. Una volta suo fratello andò a trovarlo. Il giorno dopo il signor York ha chiamato la polizia denunciando il furto di una coppa d'oro molto costosa, rubata dalla sua collezione. L'unica altra persona in casa era suo fratello, quindi doveva essere lui il ladro. La polizia tuttavia non gli ha creduto. Come mai? Il punto in cui doveva stare la coppa era polveroso come il resto dello scaffale. Vuol dire che lo scaffale era rimasto vuoto per molto tempo. Come sempre, il crimine non ripaga.